Provate a immaginare questo come luogo di vita con i turisti per fare di Napoli una capitale mondiale. Così dal palco allestito all'interno del Trianon Vincenzo De Luca all'assemblea dei lavoratori della struttura ormai chiusa. Ci vorranno milioni di euro per recuperare questo teatro. Basterebbe solo quello che hanno fatto a questo teatro per dire che se ne devono andare a casa. Sono qui dopo 6 anni perché agli assassini di questo teatro avevo detto che qui si poteva lavorare e avere un futuro. Ho trovato splendide persone, dirigerlo è stata forse la cosa migliore della mia vita. Sono qui perché vogliamo salvare il Trianon. Sono andato un anno fa a Salerno da De Luca e lui mi ha detto che avrebbe preso a cuore la questione. Ho trovato una persona disponibile che penso faccia quello che dice. A dirlo Nino D'Angelo, ex direttore artistico del Trianon, all'incontro tra i lavoratori, dirigenti del PD e il candidato presidente della regione Vincenzo De Luca. Io devo avere 200.000 euro dal Trianon, stanno parlando subito di più della banca, dei miei non hanno mai parlato, ok? Ma non me ne fotte niente, di regalare ragazzi di Forcello non me ne frega. Se riuscivano questi non mi vogliono bene, va bene? E la prossima volta, se non si fa, ma quanti che passiamo?